è il momento di fare un po' di sponsor. Ah, tryout. Esattamente. Signori, anche la nostra bella federazione cina, la IPWE, ha aperto i suoi tryout match. E voi direte, ma chi è costui? Appunto, manco noi lo conosciamo, quindi, boh, facciamo per la sostanza. Lui è un certo mascherato che proviene dai ring del Messico. Proprio la feccia della AAA, cioè, come cazzo si chiama quella federazione? Proprio la feccia della feccia. La feccia della Administration Associazione e qualcos'altro. Associazione per malati mentali. Però guarda che c'ho pure i fuochi, se li ha pagati lui i fuochi. Noi non abbiamo pagato niente. Minchia. Ah, allora, signori. Sì, sì, c'hai i soldi questo. E allora? Signori. C'hai i soldi. Allora, stavamo quindi dicendo... Si è potuto permettere anche un match in questa grandissima federazione. Esatto. Il problema è che il tryout match gli è stato dato contro un certo wrestler che penso che lui Franco conosca molto bene. Chi di è? Recente la federazione Vince Russo ha assunto il, come posso dire, il fratello maggiore di Joseph Omega. Non vale. Non va, e allora Vince, so che tu mi stai sentendo in questo momento. Eccolo! Signori, Niklaus. Ma tu non ti facevi vedere dal 2011, adesso mi spieghi che cosa cazzo fai? Cosa c'entri tu in questo mondo? Signori, per chi non lo conoscesse, lui è Niklaus Omega, il fratello maggiore di Jose. Non ti permettere, non ti permettere a mettergli Omega per cognome, non te lo merita. Ma ho detto Niklaus, il fratello maggiore di Joseph Omega, non ho detto Niklaus Omega. Signori, mi faceva rivedere da tantissimo tempo, da tanto. Lui tutti felici. Non è dopo un... aver attaccato Kenny alle spalle. Lui non è un wrestler, qualsiasi wrestler, lui è il wrestler perché non è mai stato battuto tranne in una rivalità contro Kevin Finn. Solo in quella rivalità ha perso, ma nella sua carriera ha vinto tutti i match. Quindi potrebbe essere un bel dito in culo per la federazione. E speriamo che sì, il povero dico, Tommy scusami, no, non allora, si faccia però, male. Allora voi, allora scusami. Allora pure tu Vince, ma porca puttana! Perché scusami, ma siamo normali, ma perché gli hai dato questo essere contro? Ma chi sì. Ma come si fa? Attenzione! Oh Tommy! Oddio, mio Dio! Sì, dai Tommy! Ancora! No. Che close line! Signori! Quando nascondete i bambini! Aia. Nascondete quindi... i bambini. Io non vi consiglio di aia. Close line adesso si prepara subito. Cazzo, è una delle sue mosse caratteristiche. Oh! Oh, attenzione! Oh, Tommy! Ma ancora, guardate la cattiveria con quale gamba e tutto il peso di Tommy. Attenzione, oh, rip! No. Man's right. No, cazzo. The man's right. Aia. No. Ma non sembra aver finito. Subito. Anzi, ci vuole giocare con il povero Tommy e oh, è la Madonna. Alleluia. No. E ancora lo prende. E signori, guardate! Aia! Rip. Signori! Rip. Niklaus, signori. Una ma bestia. Ma ti sembra nera. Il modo? Allora, se è una bestia non vince per count out contro uno che non si sa manco dove viene. Già. Lui sta aspettando che rientri. Ma cosa no, vuole fare? Non farlo. Prende. Oh, non no, farlo. No. Attenzione, Tommy. Oh, ancora. Vai, Tommy. Dai. È il tuo momento adesso. Prenditi questo cazzo di contratto. No, non te lo prendere più. Porca puttana. La cattiveria. Aia. With his bare hands.
ha aperto la testa di questo povero newcomer. Cioè, ma si può, si può, si può. Ma sì, si può, si può. Tutto è possibile. Tutto è possibile nell'IPWE. Tutto è possibile. No. La cattiveria, no. E adesso si carica. No, la Soundcraft. No. No. Ginocchiata, no. Dritta sulla faccia, followed by a TKO potentissimo. Stormcraft. Good night. No. No, 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 The Dream Crusher. E infatti i sogni di Tommy di entrare nella federazione sono andati in frantumi. Ma no, e se fai, sei uno schifoso. E fai veramente schifo allora. E allora puzzi di vomito. Cristo santo. Guardate Niklaus. Sei proprio di letame, Cristo. Sei proprio di letame. Attenzione, Tommy. Vai, 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 Tommy. Vai, Tommy. Oddio. No. No. No, 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 no. Ancora. Penso che Niklaus si sia abbastanza stancato adesso. Ancora oddio. Ehi, 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 ciao. Oh mio Dio, ciao, bello. No, piano. Aia. Si sta divertendo, aia. Niklaus. Si sta allenando, aia. Si sta allenando. Ma perché non la chiudi? Perché non la chiudi? Chiudila. Man's right. Ma sembra non aver finito. Sembra non aver finito. Non si è capito. Oh mio Dio! No, è aggravato. Mo è esagerato tantissimo. Guarda che Man's Right! Ma che cazzo? Ma io non me lo ricordavo così enorme. Ma che cosa vuole fare? Ma che cosa succede? Tommy cerca di riprendersi. Winning Night Breaker. Attenzione, qua abbiamo un infortunio. KO tecnico. KO tecnico. E signori, no, basta, è KO tecnico. È KO tecnico, che schifo. No. Another Dream Crush. E signori, date il benvenuto a Niklaus. No, benvenuto dell'IPWE. Direi anche no. Signore, è stato un match brutale, ma oddio. Niklaus, no. No, non è una vera persona, non è una persona. Lui non ha cuore, lui non ha cuore. Prova dal paletto, prova dal paletto, può essere? Può provare dal paletto? No, ancora vuole malmenare. 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 Guardate Tommy con tutte le sue ossa cerca di rialzarsi. Best right. Che cattiveria, bello. Boy, oh boy. Welcome, ladies and gentlemen. Wait for it. Wait for it. Wait. Wait for it. Olè. Match per il primo contendente al titolo mondiale di Corvazzo Nero. E comunque non ascoltate il mio collega, perché non siamo ad NXT, non siamo nemmeno della WWE, siamo in IPWE. Ma il campione non era Chris Mike. Anche lo scorso stage ti ho detto che il campione è Corvo Nero. Mi sa che te l'Alzheimer non te lo sei ancora curato, bastardo. Allora, dicendo, dopo un fantastico match tra Motoda e Altair, siamo a questo match dove... Perché Motoda è il vero suo stile. Oh! Ouch! Questo brucia, questo brucia, questo brucia. Brucia come i fuochi, come i pyros di Paul Austin. Brucia come guardare la faccia di Paul Austin. Come la faccia bruciata di... Eccolo! Attenzione! Bravo. Oh! Entra con la team di Kento Miara. Chissà perché. Oddio. Attenzione. 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 E infatti entra con una tenuta che cita Kento.
Signori, questa combinazione usa la team song, diciamo, di una delle dei suoi wrestler a cui si è ispirato, Kento Miyahara, e usa una tenuta proprio dedicata a lui. Signori, che twist è questo, eh? Signor Alberto? Ma perché la mia camera è tutta pizzicosa? Che cazzo? Ma se te stai qui accanto a me, rincoglionito! Mettimi uno schiaffo. Allora sei te che sei tutta pizzicosa. Oddio, da pure lo schiaffo a Grodon. Perché hai la camicia bianca, te? Non sono Jade Spirit ed rincoglionito. Comunque, che twist è questo? Ma chi è Jade the Spirit? Ma l'abbiamo visto oggi contro Trisama! Ah, è quello che la polizia ha portato via Trini. Esatto. Comunque, e questo è un twist fantastico. Shingo entra con la team di Kento proprio per onorarlo. Ci sta come cosa? Che ne pensi, signor Alberto? Niente, Alberto è morto, che il match abbia inizio. Contendente numero... Vabbè. Number one contendership in palio. Guardate, Polosti si è spostato prima. Polosti è una di Ultra Instinct. Se non prende... Uno! No! No! Bella tenuta comunque quella di Shingo, Sì, è bella anche quella di Polosti. Gli stylist della federazione sono fantastici, ancora tanto Dark King. Ma Paul Austin! Madonna, ma che schifo che fa! Oddio. Ma era il compagno tag team di Motoda, ma perché lo critichi? Dai! No, non lo sto criticando, però se colpisce quel dropkick. Irish Whip. Attenzione. Sliding single leg dropkick. Dropkick. Sì, per caricare. Non c'è l'angolino, no? Salute. Sono... Oh! E vai! Ce l'abbiamo fatta! We did it, guys! Calcio sullo stomaco adesso, prende. Stai jacket backstabber. Classica backstabber. Sì! A segno. Rialza subito. Prende snapper. Cutter, forse. Carica sulle spalle, no! Carica, no! Reverse DDT. Damn, boy! Yeah, boy! Rialza. Di qua, back suplex, neck breaker, ottimo! One, two, no! Come Jordan! Mi ha ricordato quel bel momento in cui Cesaro rientra sul ring, qui proprio noi stavamo commentando e Jason Jordan lo schienò per vincere i titoli. Attenzione. Dopo un fantastico dropkick Paul Austin. Sì, non lo prenderai mai. E invece! Oddio. Signori! Che fame esser, potremmo dire! Uno! Due! No! Qui io sono rimasto sconvolto. Oh wow! Non me lo sarei mai aspettato! Adesso Paul Austin se lo carica. Slingshot! Oh. Sit out powerbomb, ottimo. Powerbomb, no. Subito si Shingo. Polo Sim per il momento sembra essere in controllo del match, se le corde non gli si attaccano al collo. Già. Chop. E muore. Se lo carica. Su, ottimo straight suplex. Jacket. German suplex. Sì. Pugno ancora, no. Shingo si carica. Oh, ancora la sua single leg ai knee plus. E ora step up on Zeguri. Step up in Zeguri. Gomitata devastante. Irish whip. Ottimo Amdrag. Shingo Amdrag. Segue subito. Sokeka sulle spalle. Flapjack. Sulle no. Spalle. Che tecnica da parte di Shingo. Uno, due. No. Oh. Signori, che sequenza da parte di Shingo. Bella, che sequenza. Molto bella. Ora Shingo con la sua... Senton! Siate il Senton Bomb. Il povero Paul Austin lo riporta a terra. No, please, no, please. Nascondete i bambini! E ancora! Aia, mi fa male il braccio, signori. Sta
letteralmente decimando, cioè Shingo sta letteralmente decimando, decimando Northern Lariat, Northern Lariat a chiudere definitivamente. Bombasta contendente numero uno. No, excuse me, what the f- solo uno, incredibile, dopo questa serie di colpi. Forse il penalty kick, no, intava un calcio, un boot. Lion Assault, buona! Certo. Certo. Tenta di nuovo lo schienamento perché non è tanto sicuro. Uno. Sì, wow. Vabbè. Ma cos'è? Cos'è? È Superman. Attenzione, Schoolboy. Boy, vabbè. No, power ottima bomb. Powerbomb. Adesso Austin. Va a riparti poi da ring. No. Attenzione, però Austin non so dove sta. Attenzione, Shingo lo prende. No, è andato per un drop kick, ma poi ha cambiato idea. E, boh, sì, è caduto subito in piedi e l'ha preso con questa. La terza corda, knee drop. Jumping knee drop, ottima jumping knee drop. Alla Togi Makabe. Ora. Un'altra DDT. Mamma mia. Uno. No. No. Velocemente solo uno che è però una power bomb. Sì, la vuole fare, la vuole fare, oddio, lo prende, se no. lo gira. Mette. Gunstan. Adesso se lo carica di nuovo. Non mi ricordavo mai come Stangan Gunstan del cutter o crossbody. Aia. Una serie di pugni. Adesso Paul Austin dalla terza corda. Va sulla terza corda. Shooting star press. Oh! A segno, bellissimo. Ottima shooting star press. Adesso se lo avvicina al centro del ring. Pugni chiusi proprio. Sta letteralmente decimando tutto quello che Shingo Yamamura gli ha dato prima. Con questi pugni lì c'è di farsi avanti, se lo prende body slam cross body, cioè, cosa? Harry sweep, Shingo evita andare in corsa, drop kick classico, ancora un altro drop kick a segno, lo rialza subito velocemente. Thunder one Chasebuster. Che facebuster. Ancora un altro sento adesso. No, alza le ginocchia. Polostin alza le ginocchia. Harry Sweep lo porta all'angolo. Prende. Breaking the ice. Dita negli occhi. Dita negli occhi. Float over. Minchia. Che DDT. Che float over DDT. One. Two. No. Shingo potrebbe tentare la Golden Ink e finire questo match. Potrebbe essere la cosa giusta da fare per Shingo. Paul Austin cerca di... Sta dicendo cosa vuole fare. Lo gira. Icemaker. Icemaker. Pin him. One. Into two. No. Paul Austin. Veramente il momento della Golden Ink. Potrebbe essere veramente la fine. Aspetta. Eccola. La Golden Ink. Mamma mia, è finita. Uno. Oh, ma che succede? Attenzione. Ma chi è? Chi è? Paul Austin se n'è andato. Oh, che facebuster. Che facebuster. Ma sembra non aver finito. Ancora. Oddio. Oh. Che calcio! Ma chi è questo tizio? Oh, dopo un'interferenza, Paul Austin si riprende subito! World Killer! Sì! Oh! Killer! It's over! The first number one contender for the IWA, for the IPWA, for the IWA Championship! It's Paul Austin! Ma chi sarà mai stato ad intervenire nel match? Contest. Signori, è il momento del match per il titolo internet. Match che
Prometheus ha conquistato battendo Alistair e Tadrus, che ha attaccato, che attaccò anzi CK Smara per prendere il suo posto per questo match. Prometheus finalmente ha la sua shot titolata. Riuscirà Prometheus a mettere in difficoltà Judas Steel, che ricordiamo comunque Judas Steel ha subito a fine di stage 16 un attacco, un vicious attack da parte di Corvo Nero, e quindi può essere che si sia un po' infortunato Judas. Che serata, signore, questa è una grande serata. Vediamo se Prometheus riuscirà a battere questa imbattibilità di Judas, possiamo dire che ha acquisito da quando ha vinto quel titolo, quando vinse quel titolo, se non sbaglio, proprio a stage 10, signori. Signori, Prometheus potrebbe avere la possibilità di una vita, fare l'impatto più grande in questa federazione battendo Judas Steel. Judas è un pezzo tosto, ma sicuramente l'attacco che ha subito contro Corvo gli avrà fatto un grosso danno. Prometheus adesso, cioè, si mostra al pubblico. È entrato, ma adesso è andato di far entrare il campione. Con Speed of the Bone di Metallica, la sua nuova team song. Infatti possiamo notare una fasciatura al busto, una fasciatura nera al busto che conferma ciò che vi ho detto prima. Un infortunio, un leggero infortunio per Judas, che entra con tutta la cattiveria del mondo. Sa che questo match è importante e sa che l'Internet Championship non può essere preso da Prometheus. Non che Prometheus sia un wrestler schifoso o qualcos'altro, ma Judas sa che deve vincere, deve mantenere il suo status e deve mantenere il titolo. Si prospetta un grande match questo, si prospetta un grandissimo match, ma adesso è il momento di far entrare. La grafica ci fa vedere il titolo. La IPWA Internet Championship is on the line. Lo sfidante dall'italiano Prometheus, colui che a stage 15 ha battuto sia Donovan che non mi ricordo chi, sinceramente non mi ricordo, per avere possibilità di vincere una shot titolata. Adesso metto per introdurre il campione. Il campione che ormai da stage 10 non si stacca da quella cintura. Probabilmente il campione singolo più longevo della federazione. Ecco a voi Judas Steel. Consegna la cintura in mano all'arbitro. L'arbitro fa vedere la cintura a Prometheus. Prometheus si è concentrato, sa che può vincere. L'arbitro alza la cintura, che il match abbia inizio. Titolo Internet in palio. Judas, ricordiamo che è ancora un po' infortunato dopo l'attacco di Corvo Nero. Parte subito Prometheus con questo dropkick dritto sulle gambe. È partito spedito. Prende subito. Subito. Explex. Ottima. Alla Altair. Uno. No, solo conto di uno. Aspetta, giù da Steel. Pugno. No. Calci da parte di Prometheus. Ma Giuda si fa vedere come si fanno. Che combo, un classico. Classico di Judas. Lo avvicina. Ottima. Adesso dalla seconda corda, forse ci. Chissà che vuole fare.
Di nuovo quella combinazione. Ma basta. A volte in elevated. Spinning kick. Ancora commutata. No. Prometheus. No. Riesce ad evitare. No. Prende. Prende subito. Attenzione. Judas subito. Che è tornato con i pantaloncini. Ok. Attenzione. Judas lo prende subito da dietro. Se lo carica. Lo prende. Oh. No. Però Prometheus riesce ad evitare. Di Prometheus. Super kick. Ah, era da un po' che non lo sentivo. Super kick. A parte di Prometheus. Ma fantastico, adesso. Guarda i fan. Backclap. Oh! Una backclap alla Bud Spencer. Oh! E ora. Oh. Che nitro. Backstabber. Sì, una specie di backstabber. Sì, attenzione. Ora attenta ancora. Wow. Lo gli dice. No, non mi freghi stavolta. Lariat. Hammerlock Lariat da parte di Judas Steel. Adesso se lo carica ancora in electrician position, ma niente. Non gli avrà da fare. Lo prende. Se vuole colpirlo. Che combinazione! Una serie di pugni e un calcione. Mamma mia, Prometheus. Sta tenendo testa bene. Judas. Sì, adesso forse vuole tentare di nuovo l'Explex. Sì. Allo schienamento di nuovo. Uno. Due. Ok. No. Ok. Judas riesce ad evitare. Mi stavo preoccupando. L'infortunio che ha subito dopo l'attacco di Corvo Nero si fa sentire. Sì, veramente sotto tono. Si vede chiaramente. Serie di pugni da parte di Prometheus. Calci. A come un po' a prendere in giro Judas Steel, che però lo mette KO con un Judas gestione. Adesso penso si sia incazzato. No. Oh. Serie di. Lo fa andare sopra. Wow, ottimo. Enziguri sembrava che Prometheus fosse riuscito a uscire da quella situazione. Ancora la lancia contro la barricata. Super kick e Great Jacket suplex. Ottimo suplex. Signore, comunque ricordatevi che la serata. Attenzione, subito tenta una ginocchiata forse. Judas. Prende. Wow. Ottimo wheelbarrow face buster. One. Two. Due. No. Per pochissimo. È pochissimo. Judas allora se lo carica velocemente. Ora. G-Driller. Oddio. Rip Prometheus Snacky. E adesso si carica la White Magic incoming. Riuscirà comunque a fare il salto. Arriva. Sì! Mamma mia! Magic. Perfetta. Uno, due. Si libera. Comunque, signori, stavo dicendo, la serata non è finita perché dopo ci sarà il main event Extreme Rules Open Challenge a parte di Corvo. Attenzione. Quella che ottima knee drop adesso dalla terza corda per i fotografi. Dice di farsi avanti il campione dalla terza corda MX. Sì. Aia, botch alert. Ma comunque ha fatto malissimo questa ginocchiata in pieno volto. Adesso Judas se lo carica sky high. Sky, e adesso Candy. No, da terza corda, attenzione. Voilà. Tentava la sua inverted Phoenix. Che ginocchiata. Adesso Prometheus potrebbe capitalizzare. Cheat. Cosa vuole fare? Dio. C'è ancora bel clap alla Bud Spencer. Bel clap alla Bud Spencer, forse ancora adesso per il suo Torture Rack, Backbreaker, no! Ma c'è Judas Steel. Che lo rialza. Ancora il sweep, niente, Prometheus.
all'angolo. Prende la rincorsa. A vuotissimo Prometheus. Vuotissimo. Va a vuoto, esce poi dal ring. Prende su. Prende. Prende. Di morte. Oh. Prende Prometheus. Shiranui. Shiranui fantastico. Uno. Due. Niente. No. Niente. Si dispera. Prometheus. Che ancora lo prende. Mira le gambe. Uno dei famosi punti deboli di Judas. Uno dei più vecchi infortuni di Judas. E ora? La terza corda. Dalla terza corda, cosa vuole fare? Attenzione. Uno Bliss. No, niente, vuoto. No. Alza le ginocchia. Judas Steel. Adesso prende. No. E ora? Si passa sotto. No, l'aria sta ancora da parte di Prometheus. Prometheus che sta tenendo testa. Lo vuole far scappare. Pugno a vuoto. Judas. Ora. Sono... Oh. Judas. Oh. Corre. It's Judas. A game vessel. Bellissima. Missile a ricerca di calore. E adesso ancora lo lancia. Missile l'aria qua del campione. Che lo prende. Oddio, ancora Xplex. No, questo fa malissimo. All'esterno del ring. Adesso lo ricordiamo, vantaggi del campione. Quindi Prometheus dovrebbe fare attenzione. Se vuole vincere il titolo, infatti, dovrebbe riportare Judas all'interno del ring. Infatti, interrompe il count out. Ma attenzione, vuole fargli un'altra mossa. Oddio. Oddio. Lo faccio a terra, questo fa malissimo. I denti di Giuda. I denti. Madonna. Sul terreno. Mamma mia. Prometheus sta. Conto di 5. Sta facendo vedere la parte più brutale di se stesso. Ma giusto. Mamma mia. Lascia riprendersi subito. Con che energia. Prende. Comitata da parte di Prometheus. Playmaker! Uno! Niente! Solo conto di uno. Dice farsi avanti. Sta facendo un po' lo sbruffone. Corre! No! Prende! No, Spinebuster! In spinning potremmo dire. Mamma mia! Ma Prometheus! Attenzione, ancora combinazione fantastica. Il campione sta facendo vedere a Prometheus chi comanda qui. Adesso lo lancio contro l'angolino. Cosa vuole fare? Oddio. Lo prende. Oddio. Ginocchiata, sì. Che dolore. Ginocchiata che mette letteralmente KO, anzi no, perché si rialza subito. Judas tenta il super kick. Prometheus lo prende. Fireman Scary, no. No, Fireman Scary, no. Gomitate da parte di Judas Steel. So che è sulle spalle, adesso a sua volta. Powerbomb! No, sembrava una Darkness Falls, invece è andata più o meno in una Falling Power. Bella mossa con la parte di Judas Steel. Che ora? Vuole tentare un moonsault? Moonsault? No, non è vero. Moonsault feint! Classico! Uno! Due! Niente! No. Che match, signori! Giuda sta riprendendo un po' il tono. Evita Prometheus. No. Evita la ginocchiata. Oddio! Perché spaw! Perché spaw driver! Assegno! We're the champion! Madonna, Judas, come sta svenuto? No! Che infatti ha fatto male. Adesso potete tentare la spear. Si dovrebbe caricare. No, anzi. No, decide di schienarlo di nuovo. Uno. Due. No! Adesso potrebbe tentare la spear. Con carica dall'angolo, classica sua. Deve andare per la spear. Per la sua intersector. Va all'angolo. Lo sta per fare. Spear! Intersector! We have a new champion! One! Due! No! No! All'ultimo Judas Steel. La determinazione di un campione, signori. Questa è la determinazione di un campione. Questo è un campione.
E ora? Spinebuster, no! Justin riesce a uscirne addirittura! Deluxe, forca Duke! No. Forca Duke! No! No. Tocca no. Le corde! Peggio da sé! Fortunatissimo, Prometheus! Che capita vicino alle corde! Ma ora ha difficoltà a rialzarsi perché si è, ha colpito la sua... Cryotrat! Oh! Signori, che match adesso! Oddio, Judas! Oh, oh. Vuole finirla! Vuole finirla! Cosa vuole fare? Lights out! Lights out! Lights out kick! A segno! Ref, count! Schienamento! One! Uno! Due! Due! Come? No! Come, scusa? Come, scusa? La faccia di Judas è scioccato! Dice, com'è possibile? Che abbia kickato a Lights Out. Come è possibile? Prometheus fa vedere che è ancora nel match. Che springboard forearm da parte di Judas Steel. In death you're dead. Adesso si carica. Attenzione. No, Prometheus. Si alza velocemente. Lo prende. Ma... entra subito nel ring. Judas. Entra nel ring. Prometheus lo prende. Bloody Sunday! Bloody Sunday! Adesso lo rialzo. Oddio, Bloody potrebbe Sunday. Tentare il comeback. No! No! Judas! Yuranagi! Yuranagi, fantastiche! Yuranagi, ora va dalla seconda corda! Lo richiama! Lo invita a rialzarsi, non ho quasi più voce! Lo invita a rialzarsi! Bellissima! Oh! Complete shot! Complete shot! No, no! Due! No! No, solo due, solo due, solo due, solo due! Che match, signori! Stage 17 ci sta regalando emozioni! Adesso... Prometheus, serie di calci, lo prende! Si dà un powerbomb! Si dà un powerbomb! A segno! A segno! Uno! Non è vero, non è vero! Judas di disperazione ancora! Continua a soffrire! Ma Prometheus dovrebbe tentare la package per il driver, dovrebbe finirla una volta per tutte. Signore, attenzione, che ceffone! La parte di Prometheus, adesso dropkick, potrebbe tentare la spia. No! Ma no! Judas riesce a riprendersi velocemente. Judas non sa cosa fare, Judas non sa cosa fare, Judas non sa che cosa deve fare. Torna all'interno del ring. Un ottimo avversario. E ancora che potrebbe tentare la spia. La sua interceptor. Dall'angolo. Oh! No! Judas! Evita! Judas salta sopra. Fireman Scary. Satan! Sì. Satan. Lo richiama. Sappiamo tutti fare. Cosa vuole fare Judas. Lo sai! Non dire che non lo sai! Oddio! No, Daniori! Non fare Daniori! Eroclo! 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 No! No! È un uomo morto! È un uomo morto! No, Madonna! Il dito! Aia, aia! Sta svenendo! This sta is svenendo. Awesome! È svenuto! And still! Internet champion! E che finale! Che finale! Still! Is still the champion. Orribile gioco di parole, ma ecco Judas. And still l'internet champion, ecco che alza la cintura. Che campione. Ma chissà che cosa vuole fare Judas. Lascia la cintura.